Burrà, il presidente ti ha definito il colpo. Speriamo. No, ho letto l'intervista del presidente, sono rimasto veramente colpito e sono parole che fanno molto piacere e soprattutto perché so di essere venuto in una piazza storica importante come quella di Siena. I tuoi rapporti con il Siena, come è nato questo rapporto? Ma diciamo che la trattativa è iniziata un paio di settimane fa e Mister in primis mi voleva qui con lui, insieme alla società e al direttore siamo riusciti a trovare un accordo e diciamo a raggiungerlo. Il percorso che ti ha portato qua? Ma l'anno scorso diciamo che per me è stato un anno difficile, sicuramente non buono. Ho deciso di rescindere il contratto a Castellammare perché pensavo non fosse il progetto adatto a me. D'altra parte invece penso che Siena sia la piazza giusta per ripartire e portarla dove comunque penso meriti. Ecco, oggettivamente, visto i primi 45 minuti a disperato, sei sembrata piuttosto indietro, devi lavorare anche da un punto di vista molto. Sì, io sono qui da 4 giorni, mi allenavo da solo, quindi ho bisogno sicuramente di lavorare più degli altri per raggiungere una condizione, ottimale per il campionato. Quindi c'è ancora molto tempo e molto lavoro da fare. Un gruppo giovane dove tu, insieme ovviamente a Portanova e Bonazzoli, dovrete fare anche un po' da guida a questi ragazzi. Sì, è vero, siamo diciamo, i tre più vecchi insieme a qualche altro, però i giovani che sono arrivati qui a Monza sono giovani di valore e che hanno tanta voglia, quindi penso che dobbiamo cercare di abituarli alla sofferenza, allo spirito di sacrificio per cercare di raggiungere qualcosa di importante. Spirito sacrificio, perché quest'annata per il Siena non sarà senz'altro facile. Ma no, il campionato di Lega Pro è un campionato difficilissimo, quindi sappiamo che avremo delle difficoltà, dobbiamo cercare di limitarle e di soffrire nei momenti che ci sarà da soffrire. Quindi abbiamo un allenatore che sicuramente ci insegnerà tutte queste cose e dobbiamo seguirlo al 100%.